Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta Kinder cereali. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono, per la base, riso soffiato e Nutella, per la crema, panna fresca per dolci, zucchero a velo, cioccolato bianco fuso e Kinder cereali. Per la copertura, cioccolato al latte, Nutella e Kinder cereali. Diamo il via alla ricetta! Per prima cosa prepariamo la base. Mettere il riso soffiato in una ciotola capiente, unire la Nutella ed amalgamare bene. Trasferire in una tortiera del diametro di 20 cm rivestita con carta da forno. Riporre in frigo. Prepariamo adesso la crema. Posizionare la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero a velo e la panna che deve essere ben fredda. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Aggiungere il cioccolato bianco che abbiamo fuso. Ed amalgamare bene. Aggiungere i Kinder cereali che abbiamo spezzettato. Ed amalgamare. Versare sulla base del riso soffiato. Livellare bene. Riporre in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, prima di riprendere la torta dal frigo, preparare la copertura. Mettere nel boccale il cioccolato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la Nutella ed azionare il bimby per 3 minuti, 50 gradi, velocità 4. Trasferire in una ciotola. Abbiamo ripreso la torta dal frigo, sformare e trasferire in un piatto da portata. Versare il cioccolato sopra la torta e stendere con una spatolina. Posizionare il Kinder cereali spezzettandolo sopra. Riporre in frigo per un'ora. Torta Kinder cereali. Grazie e alla prossima ricetta!